Il gruppo Nolan è sempre stato famoso per i suoi riuscitissimi modulari, l'ultimo nato è l'N104 Evo. Solitamente invece il brand X-Lite era riservato a quei caschi un pochino più sportivi realizzati in fibra ultraleggera. Ma diciamo che in gruppo Nolan c'è stata quasi un'inversione di tendenza, perché come vedete qua sotto di me abbiamo uno stupendo modulare, il nuovissimo X1003 che è stato appena presentato proprio in occasione di EICMA 2013. Siamo qui con Paolo, che ci verrà a presentare, fa parte del gruppo Nolan, e ci presenta questo riuscitissimo modulare. Dici tu. Sì, allora, è come hai detto tu un casco apribile. La sua caratteristica principale è appunto il fatto che la calotta sia realizzata in fibre composite, il che ci permette di avere un casco apribile con un peso decisamente competitivo. Parliamo all'incirca di 1500 grammi in taglia M. La caratteristica di questo casco è che è disponibile in tre taglie di calotta. La calotta più piccola copre le taglie dalla XXS alla M, la calotta intermedia copre taglie dalla M2 alla L e la calotta grande copre le taglie dalla XL alla XXL, quindi un range di taglie decisamente vasto grazie appunto alle tre calotte che danno un comfort ottimale a seconda della dimensione della propria testa. Le caratteristiche del casco, innanzitutto come dicevi tu, X-Lite è un marchio sicuramente conosciuto per quel che riguarda i caschi sportivi, quindi i caschi integrali, in particolare l'802R piuttosto che il 702, il 603. Quello che contraddistingue questo casco è la linea, innanzitutto ha una linea decisamente sportiva pur essendo un casco apribile ed è quindi un qualcosa di innovativo all'interno di questa struttura d'offerta di caschi apribili. A livello di caratteristiche, la mentoniera ovviamente è apribile alla nostra maniera, quindi con una doppia sicurezza, esattamente lo stesso sistema che già utilizziamo da svariato tempo sui nostri caschi apribili. La mentoniera non ha un sistema ellittico di apertura come abbiamo sulla N104 Evo, ma in realtà grazie ai cinematismi e al posizionamento del punto di rotazione si è stati bravi a ottenere una dimensione del casco anche da aperto molto compatto. E questo è molto utile perché quando si guida con la mentoniera aperta non si genera quel peso, quell'effetto vela che comunque crea un qualche fastidio all'utilizzatore. Dico questo perché oltretutto questo casco è dotato di doppia omologazione P e J, che significa che il casco con la mentoniera chiusa offre la stessa sicurezza ed è omologato come casco integrale. Se si guida con la mentoniera aperta, il casco è omologato come jet. Siamo gli unici oggi con il casco in fibra con questa doppia omologazione, perché i caschi in fibra oggi sul mercato apribili hanno tutti solo l'omologazione P, quindi teoricamente in sella andando in moto si dovrebbe guidare solo con la mentoniera chiusa. Come vedete, altre caratteristiche di questo casco, la ventilazione, abbiamo una ventilazione sulla mentoniera, molto facile da utilizzare, aperto e chiuso. Abbiamo poi due estrattori d'aria, uno a sinistra e uno a destra, che permettono all'aria calda nella zona del mento di fuoriuscire. Nella parte superiore abbiamo un unico gruppo di ventilazione che è composto da due prese d'aria. Tramite la prima il flusso dell'aria arriva sulla zona della fronte, tramite la seconda il flusso dell'aria arriva nella zona superiore della testa. Nella parte posteriore abbiamo uno spoiler che integra l'estrattore dell'aria, quindi l'aria calda esce per lasciare posto all'aria fresca che entra e quindi generare un clima ottimale per l'utilizzatore. Altre caratteristiche: il casco è equipaggiato con il visierino parasole, il VPS, facilmente azionabile tramite il meccanismo che c'è sulla sinistra della calotta. Il casco è poi predisposto per essere equipaggiato con il sistema di comunicazione Encombi X4 e l'interno è completamente amovibile e lavabile. Abbiamo il paravento, abbiamo la cuffia, abbiamo i guanciali che sono realizzati con una nuova tecnologia che ci permette di ottenere l'imbottitura da un unico pezzo, quindi offrendo una maggiore stabilità del casco e un maggiore comfort sulla testa dell'utilizzatore. Inoltre il casco è equipaggiato anche con un paravento che può essere rimosso grazie ad una cerniera che permette all'acqua di non entrare all'interno del casco. Abbiamo poi la visiera che è completamente nuova,
anche in questo caso la visiera offre un'ottima visibilità. E la visiera, in questo caso vedete ci sono i pins, il casco è equipaggiato anche con il visierino antiappannante Pinlock. Questo è il nuovo X1003 e le sue caratteristiche principali. Quindi vediamo un casco veramente completo che unisce la qualità, ormai diciamo anche la storia di tutto il gruppo Nolan, un gruppo fatto da caschi veramente sempre riuscitissimi e top di vendite nel mondo, anche un pochino alla sportività, la leggerezza e l'esclusività per certi versi del brand X-Lite, brand che quindi abbiamo visto sa fare bene anche non soltanto gli sportivissimi come l'X802R, ma anche questo stupendo modulare. Ti ringraziamo e ovviamente non possiamo fare altro che invitare i nostri clienti a venire a toccare con mano quella che è la qualità di X-Lite, in generale la qualità di tutti i prodotti Nolan, che possono trovare ovviamente nel nostro showroom di Modena. Grazie e speriamo di vedervi presto a Modena, magari per un Nolan X-Lite Day. Grazie. Grazie mille. Grazie.